Perché alla Juve conviene dar via Ronaldo e ripartire senza l'asso portoghese, senza questa stella mondiale? In questo video tutte le motivazioni. Da parte nostra ce ne sono varie. Ce ne sono varie. Premettiamo ovviamente che si parla di un grandissimo campione, di un giocatore che veramente fa la differenza in ogni occasione, Fai gol. Però fa gol, insomma, questo è fuori di dubbio, ovviamente. ti è scattato questa Mi è idea. scattata questa idea perché comunque Che per la Juve sarebbe meglio Ronaldo. in Venire. questi anni, sì, comunque far giocare Ronaldo innesca sempre tantissimi equivoci tattici, secondo me, perché comunque è un giocatore che al momento non ha un ruolo, perché comunque sì, parte un po' da sinistra, ma spesso si trova a finalizzare l'azione come centravanti. Questo suo ruolo impedisce spesso l'utilizzo di un centravanti vero. Infatti la Juventus quest'anno ha giocato molto poco con il centravanti. Poi il centravanti era Higuaín, che non era neanche in Ti grandissima sei forma. risposto. Certo, c'era l'equivoco di far giocare Ronaldo e Dybala insieme. Spesso ci sono stati dei problemi, soprattutto nella prima parte della stagione. Poi Sarri è stato bravo a integrarli. Quando giocava anche da Douglas Costa si lasciava spesso un buco dall'altra parte perché Dybala poi a centrare. Ci sono un po' di problemini. Certo, Ronaldo ha sempre fatto la differenza perché è un fenomeno sotto questo punto di vista. Però ecco, io pensavo, magari dai via Ronaldo, ti liberi di un ingaggio lordo di 60 milioni annui, che è tanto, è un qualcosa di incredibile. Come cartellino, comunque io penso che 40-50 milioni possa valerli ancora, dopo i 100 di 2 anni fa, più o meno, indicativamente, anche qualcosina meno forse. Però ti vai a prendere poi un centravanti vero, come poteva essere magari Haaland o uno di questa caratura, Alan giovane. a 30-40 non te li vanno, Eh? però. Adesso Alan a 30-40 No, non però te li risparmi vanno. 60 milioni lordi, insomma, cavolo, un po' di margine ce l'hai. Hai Kulusevski, prenderesti un gran centravanti e poi ti vai a prendere un'ala sinistra, se Pirlo vuole giocare con questo 4-3-3 come sembra, un'ala sinistra vera che possa fare bene quel ruolo. E allora, secondo me, potrebbe avere un senso questa cosa, certo perdi un gran punto di riferimento, però secondo me puoi giovarne come rendimento complessivo di squadra. Poi i risultati comunque un po', un pizzico lo testimoniano, comunque con Ronaldo in squadra per 2 anni non sono riusciti in Champions ad andare avanti come si deve. Allora, questa tua teoria ci può stare dal punto di vista tecnico, perché comunque hai motivato dando una spiegazione su come lo sostituiresti e come verrebbe sostituito e che tipo di integrazione avrebbe la squadra con attaccanti, magari più attaccanti, con un Con entro. ali che fanno anche la parte Esatto, quindi ci difensiva. sta ti seguo e ti posso anche. Non sono d'accordo per quanto riguarda basi sull'aspetto economico, perché comunque per me quei 60 milioni, 30 netti a lui e quindi totali 60 alla società, io credo che tra sponsor, merchandising, quindi Ma quel quello tipo di sì. aspetto lì, secondo me Ronaldo già se lo paga, ecco, Quello secondo credo me. di sì. Quindi quello secondo me è un fattore che va annullato. Però lo devi schierare poi un altro, Quando, chiaro. certo, quando tu mi parli che comunque non hai vinto la Champions League, però di certo non è per uno che comunque fa 2 gol al Lione invece che 3, oppure uno che ne fa 3 Atletico Madrid e ti supera da solo No, il però passaggio. infatti lo abbiamo premesso, certo, è Cioè, un comunque fenomeno. lui. Però è un accentratore, quello dico Sì, io. però di questi. Però lui è un accentratore legittimo, nel senso che Certo, comunque non è un certo. accentratore tipo Higuaín, che comunque pretende, ma gol quest'anno ne ha fatti pochi, come le presenze. Ti ripeto, secondo me. Ti ricordi un po' il discorso che si faceva quando Ibra andò al Barcellona, no? Sì. Che le prime partite, poi mi sembra lui ha il record, se non sbaglio, di partite segnate consecutive all'inizio, mi sembra 5 o 6, una Sì. cosa del genere. Segnava, era decisivo, soprattutto nella prima parte, però non era, siccome come giocatore accentrava troppo il gioco, non era adatto per quel tipo di situazione, no? Ecco lì che escono fuori comunque grandi allenatori, che magari potrebbe uscire fuori un Pirlo che riesce a, tra virgolette, metterlo sui binari in un certo ruolo, convincerlo a fare un certo ruolo. Se tu mi dici che ruolo ha Ronaldo,
Sì, punta centrale lo vedo, non è una vera e propria punta centrale. Esterno forse non so se ha il passo, se ha la brillantezza. Forse 3-4 anni fa sì. Esatto, quindi non è facile individuare così, ma ci sono gli allenatori apposta. Chissà, magari Pirlo ha delle idee e magari riesce certo. a convincerlo, però la tua teoria ci sta, la grande tecnica, cioè tatticamente, tecnicamente, perché tu lo sostituiresti con magari gente più giovane, magari a lungo periodo è forse la cosa più giusta. Economicamente non lo so, perché ti ripeto, economicamente Ronaldo ti dà tanto, cioè, allora, siccome una società importante come è un'azienda, alla fine contano i risultati, ma contano forse ancora di più anche gli introiti economici. Non sono sicuro che un ritorno economico sia maggiore dandolo via che averlo. No, quello non lo so, non so. Questa è la cosa anch'io. E sicuro. Perché secondo me Ronaldo ha ancora un certo appeal, non è un giocatore proprio in fase calante. No, sta benissimo. E la dimostrazione qual è? Quella di Ibrahimovic. Quella di Ibrahimovic ha avuto un impatto con il mondo Milan, con il merchandising, con i risultati e così, che è stato devastante. Nel senso che è stata un'operazione ottima, nel senso che hai preso un giocatore a zero, e dato un bel ingaggio, per carità, ma è un ingaggio stra pagato da uno stesso Ibra, perché comunque ti ha reso tutti un po' più forti, tutti più vendibili. Però diciamo, magari sai, con una squadra che ha, insomma, da Erbic, Buonaventura, cioè, no, magari un po' più, e non ha grossi sì. obiettivi, magari forse era un po' più facile questo discorso. Vedremo. Comunque le voci su Paris Saint-Germain, Barcellona, ci sono. Vediamo un pochino se... Tu lo daresti via, tu lo faresti. Guarda, onestamente sì, perché comunque credo che facendo così la Juventus possa rinforzarsi. Solamente per questo. Poi, perché è un fenomeno, ha 35 anni, ha un fisico invidiabile, ha fatto più di 30 gol in stagione, quindi... è assolutamente una pedina difficile da sostituire in sé, però secondo me con un centravanti bello tosto, giovane e forte da mettere lì, un'ala sinistra come si deve e a destra anche Dybala può fare quel ruolo, ma poi hanno preso Kulusevski, insomma, che in quel ruolo è perfetto, certo. Fai Kulusevski, un bel centrale davanti, una bella ala sinistra come potrebbe essere, non so, come tipologia giocatore Ribéry dei bei tempi, potrebbe essere interessante. Vediamo un po', vediamo Pirlo cosa si inventerà per farlo rendere al meglio, o se lo manderà via, chi lo sa. Saremo a vedere. Noi ci sentiamo adesso per tantissime nuove notizie di calciomercato, notizie, Champions, Europa League, insomma, sempre presenti. Ciao a tutti, ciao.